tanta gente. Avete ragione, pare che ingiustizia tutta Napoli. E non poteva essere il contrario, perché Caruso, voi lo sapete, era napoletano. E a Napoli tutto quanto voleva bene assai. Non soltanto a Napoli, perché Caruso era amato in ogni parte del mondo. Voi pazziate, non per niente era il più grande tenore del mondo. Addossare un'altra voce con Bacchella, un'altra voce d'oro, e chi lo sentimento con cui teneva Caruso. Gesù, Gesù, non ci posso pensare, non mi pare vero che muore. A sentire questa musica mi viene le lacrime all'occhio, che disgrazia. Vedi, quello là è il tenore di Lucia. E quell'altro è il baritono di Luca. Oh, guarda, c'è anche quel figlio, è insieme alla Rosina Galli. Sono i due primi ballerini del Metropolitan di New York. Ah, questi americani? Certo, sono in vacanza adesso, sì. Hanno fatto bene a venire nel loro ospitalità. Profondamente sentito
come questo che tutti sentiamo nel più profondo del nostro cuore, per la immatura morte di questo glorioso prediletto figlio di Napoli, che portò in quasi tutto il mondo il fascino della sua arte maliarda, facendo sempre più rifulgere ed amare il nome italiano. La morte di Enrico Caruso non è soltanto lutto italiano, ma mondiale, perché non vi è angolo di terra dove il suo nome non sia conosciuto, dove non siano giunti gli echi dei suoi continui trionfi e della sua grande generosità. Perché a tutti era nota la immensa bontà generosa della bella anima sua, sempre aperta a tutti gli appelli degli infelici e dei bisognosi. A nome del governo io esprimo ancora una volta le condoglianze più sincere alla città di Napoli, alla vedova Caruso e alla famiglia per la irreparabile perdita da cui sono state colpite. E voi andate in chiesa. Andiamo pure. Requiem per la dona idonea.